and try again. Amici del web di Ragazze Cinema, buonasera da Jacopo e da Davide. Benvenuti alla prima puntata della prima stagione del REC TG. Ma scusa, non avevamo deciso di chiamarlo TG REC, questo telegiornale? No, guarda, ti stai confondendo. Si chiama REC TG. È stato approvato all'unanimità da tutti i produttori e in primis dal commendatore, ingegnere, cavaliere, sire, dottore, sua eminenza e santità Guido Milani. Ma guarda che a me sembra di ricordare proprio il contrario. È stato deciso TG REC. REC TG. TG REC. REC TG. TG REC. REC TG. TG REC o REC TG? Basta che vi sbrigate, se no qua attiviamo lunedì. Da oggi, per una volta al mese, tutti i mesi prende il via il telegiornale di Ragazze Cinema. Ma scusi, lei chi è? Non vede che siamo in onda, stiamo conducendo in TG. Ma poi scusi, lei chi è? Io sono UDP. UDP? UDP, l'uomo delle pulizie. Ma che è l'uomo delle pulizie? Ma si torna intorno, non vede che stiamo conducendo in TG? Ma iniziamo con la prima notizia. Si è tenuta sabato 22 settembre a Oggiono, presso il Pala Bachelet, la serata di inaugurazione della stagione 2012-2013 di Ragazze Cinema. A condurre, come sempre, gli immancabili Guido Ornella, numerosi gli ospiti della serata, tra cui i protagonisti dello spettacolo Invisible Emotions, Enrico Nadai, Laura Adriani, Simone Paulli, Mr. Ax ed il piccolo Simone, il bimbo immagine delle colonie Ragazze Cinema. Ma per saperne di più, vediamo il servizio realizzato dal nostro inviato Davide Tagliabue. Ciao a tutti ascoltatori, benvenuti a questa prima puntata di TG REC. Come vedete siamo qui al meraviglioso Pala Bachelet perché questa sera ci sarà la serata d'apertura di Ragazze Cinema annata 2012-2013. Quindi non mancate, venite anche voi e ora andremo un po' a vedere il backstage e tutto per quanto riguarda questa prima serata di apertura. Quindi dai, andiamo! E allora eccoci qua, andiamo a vedere un po' tutto per quanto riguarda i tecnici che stanno sistemando tutto per questa prima serata di benvenuto di Ragazze Cinema. Siamo qui con Marco Melli. Posso... potete non cazzeggiare qui, ragazzi. Ok, Marco Melli sembra un po' indisposto in questo momento in quanto... sto lavorando con tre di voi! Quindi andiamo a vedere il palco in costruzione. Siamo qui con uno dei tecnici che stanno sistemando il palco di questa serata di benvenuto. Ciao, come ti chiami? Massimiliano. Ecco, che cosa state preparando in questo momento? Abbiamo montato il palco, adesso stiamo montando tutte le l'americana con sugli effetti audio e luci per la serata e Melli che sta montando la regia. A che punto siete? Stiamo andando molto meglio di quanto pensavamo. Abbiamo quasi finito. Troviamo un volto noto che nessuno può non aver mai visto. Guido Milani. Sono senza parole. Quando ti vedo così rimango senza parole. Chissà perché. Ecco, Guido, presidente di Ragazze Cinema, capo di questa meravigliosa associazione. Dici due battute sull'annata 2012-2013. L'annata 2012-2013 sarà spettacolare, ci saranno un sacco di film, faremo il film di Natale, questo giovane giornalista farà anche l'attore nel film di Natale, poi gireremo il capitolo finale dei film sul bullismo, ci saranno un sacco di spettacoli, un sacco di iniziative nuove. E siamo qui con gli Invisible Emotions, cosa fate di preciso? Allora, noi siamo la compagnia Teatro Lunatico, presentiamo questa sera lo spettacolo Invisible Emotions che è uno spettacolo di bolle di sapone. Per riuscire a scoprire questa soluzione per fare le bolle ci sono voluti diversi anni, finalmente ci siamo riusciti, ora stiamo girando veramente molto. Parte di questo spettacolo, anzi, ha aperto il Carnevale di Venezia insieme ad un altro nostro spettacolo che è Dreaming. Speriamo che il vostro spettacolo vada bene e che piaccia perché se lo merita veramente. Grazie, lo speriamo anche noi, grazie. Grazie Davide, ti saluto, vi saluto tutti e vi aspettiamo in giro per l'Italia ad assistere ai nostri spettacoli. Arrivederci. Buon divertimento. E allora siamo qui con un astro nascente di Ragazze al Cinema, una delle migliori cantanti che questa compagnia ha sfornato è Arianna. Ciao. Ricordiamo che è una nuova coordinatrice del gruppo di canto, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Crepi. Persona di poche parole, ma vi assicuro che quando canta è un portento. Quindi siamo ancora dietro le quinte con la lady di Ragazze a Cinema, Ornella, Ornellina. Buonasera a tutti.
Ecco, ti vediamo vestita con questo fantastico cappellino da contadina. Vuoi raccontarci qualcosa di stasera? Cosa vi posso raccontare? Ci saranno un sacco di cose, tantissime sorprese, spero che la gente venga a vederci, soprattutto che i ragazzi decidano di far parte di Ragazze Cinema. Allora siamo qui con un'altra baby star di Ragazze Cinema, come ti chiami? Simone. Bravo, quanti anni hai? 6. Beh, dai, sei piccolino ma sei già bravissimo, vero? Sì. Ecco, modesto. Sei una star di Ragazze Cinema, come ci si sente? Bene qui. Ecco, sei anche su tutti i manifesti, lo sai? Sei proprio l'uomo simbolo. Lo so, l'ho visto sul libro. Mi sono visto su Ragazze Cinema. Dai, è bello, no? Sì, bellissimo. Ecco. Ecco, magari questo sarà il futuro di Ragazzi a Cinema. Lui. Ma dopo reciteremo sul palcoscenico. Certo, è così che si fa Ragazzi a Cinema, si recita, giusto? Sì. Bene, grazie per questa intervista. Ciao. In bocca al lupo. Sì, in bocca al lupo, ciao. Ciao. Ed ora, dopo il servizio di Davide Tagliabue, prende il via la nuova esilarante rubrica curata dallo stesso Davide Tagliabue, chiamata Le interviste del Riccio. Buon salve a tutti i gentili telespettatori di Ragazze Cinema, benvenuti a questa nuova rubrica del TG Rec dal nome Le interviste del Riccio. Oggi abbiamo qui con noi la musa ispiratrice di Ragazze Cinema, nonché di Guido Milani e Marco Melli. Buonasera Ornella. Ciao Davidino, ma come sei carino con tutti i ricciolini. Bene Ornella, in qualità di vicepresidente di Ragazzi e Cinema, quale sei, ti volevo chiedere di esporre le novità di quest'anno. Beh, come sai, questo è un anno pieno di novità nuove. Beh, ci sono i Ragazzi Cinemas Games, dove ripresi per 4 giorni in una casa, 10 ragazzi si sfideranno in prove all'ultimo sangue in ballo, canto e recitazione. Beh, grazie per la risposta. Ed ora passiamo a parlare della tua vita privata. Già fissata la data del matrimonio con Marco Melli? Beh, a dire il vero, sì. Però deve rimanere un segreto e non ve lo dico. Sorpresa. Ok, ed ora, che rapporto hai con Giulia Zambelli? Beh, sai, a dire il vero, io non è che abbiamo... Sono io la vera Ornella, sono io la vera Ornella e tu sei solo un impostore, capito? E sai cosa ti dico? E sai cosa ti dico? Sparisci. E comunque, io sono più bella e non ho una quinta, ma una sesta. Per questa edizione è tutto! Ci rivedremo alla prossima puntata. Arrivederci da Jacopo! E da Davide. E da UDP, uomo delle pulizie.